lavoratori che saranno salvaguardati sono 65.000 unità, lo ribadisce il ministro del lavoro Elsa Fornero parlando al Senato. Il ministro afferma che si sono voluti salvaguardare lavoratori già usciti dal lavoro e quindi più a rischio di rimanere senza reddito e senza pensione. I lavoratori da salvaguardare, oltre i 65.000 già previsti dal decreto del governo, sono 55.000. Lo ha detto il ministro Fornero parlando in aula al Senato e tra questi 40.000 sono quelli in mobilità. Il numero di 400.000 lavoratori nella relazione dell'INPS sui lavoratori esodati non è il numero dei lavoratori da salvaguardare, ha spiegato il ministro, parlando in aula proprio al Senato e spiegando che ci sono solo 60.000 lavoratori che hanno maturato i requisiti nel 2011 e quindi andranno in pensione nel 2012.